Buonasera a tutti, quanti voi amici del calcio Wisp, benvenuti qui dal centro sportivo in Via degli Orti per assistere a questo big match tra Allfans e ASCO ASD. Come potete vedere, le formazioni sono al centro del campo. Il direttore di gara è il signor Tassinari della sezione di Bologna. E io vi vado a leggere subito le formazioni. Gli Allfans in maglia bianca, ottavi in classifica, si schierano con Bussolari, 4 Fraboni, 14 Parmeggiani, 2 Benselti, 27 Calisti, 23 Scalise, 5 Tossani, 11 Palmieri, 25 Giorgetti, 28 Masi e 18 Cantelli. Risponde l'ASCO che è a 31 punti, quarta in classifica, con Lippi, Sdraulig, Ballini, Bressan, Tinti, Pelagalli, Maccagnani, Bedogni, Varano, Lippi, Massimiliano e Kudemi. A disposizione Toscano, Rossi, Ferri, Pasi, Bogliani, Banorri e Gamberini. Primo pallone della partita quindi per l'ASCO ASD in tenuta nera che attacca da destra a sinistra dello schermo. Come dicevo, l'ASCO è a 31 punti, quarto in classifica, a meno 2 dal Funo, con 33 punti, a più 3 dal Pian di Macina. Miglior marcatore è Lippi con 9 gol. Intanto il signor Tassinari ha effettuato il fischio d'inizio, la partita è cominciata in questo momento. La rimessa laterale effettuata dai giocatori in maglia nera dell'ASCO viene intercettata dalla difesa dell'Allfans. Adesso c'è un buono scambio sul out di sinistra. Interviene a controllare il pallone Sdraulig. Chiedo scusa, Benselti. Ci siamo messi. Il rilancio del pallone all'altezza del cerchio centrale lascia rimbalzare, c'è l'intervento duro e il conseguente fischio del direttore di gara. Fischiare un calcio di punizione in favore dell'Allfans per il fallo su Masi, il rilancio lungo ancora dei difensori della squadra in maglia nera. E il bel numero adesso per Rossi, che poi viene fermato, ancora il pallone verso di lui, diventa però quasi un assist. Fase iniziale abbastanza concitata della partita. Spezza il ritmo adesso il direttore di gara, il signor Tassinari. Batte il calcio di punizione adesso l'Allfans, ma recupera il numero 14 Ferri per l'ASCO, che vi ricordo è in tenuta nera e attacca da destra a sinistra dello schermo.
Battuta la rimessa laterale, è ancora un'ennesima rimessa sempre per la formazione in maglia nera con numero 2 Zdravlig che tenta di servire Varano che si libera e conclude, e c'è il primo gol della Asco sulla ribattuta di Bussolari. Conclude a rete Maccagnani. Punteggio cambia quindi 1-0 per la formazione in maglia nera. Prontissimo sulla ribattuta del portiere, il numero 7 Maccagnani porta in vantaggio i suoi. Quando siamo circa al quarto minuto, subito in salita l'Olfanz. Adesso c'è un break a centrocampo che viene però subito interrotto. Tentativo di servire in avanti il numero 27 della squadra degli Olfanz, Capitan Callisti, che conclude in maniera debole da posizione comunque defilata, non era facile. Senza problemi Lippi, tanto il pallone è all'altezza della tre quarti difensiva del Olfanz, che adesso scambia ancora a centrocampo, rischia anche un po'. C'era una buona partenza di Callisti, fermato in fuorigioco, fischiato dal signor Tassinari nella sezione di Bologna. Ricomincia intanto con la battuta del calcio di punizione da parte del Olfanz. C'è lo scambio adesso che viene però interrotto, un tentativo di partenza, ancora il servizio, ancora un fuorigioco per Callisti. Una buona trama questa del Olfanz. Non riesce però ad evitare il fuorigioco l'attaccante della squadra che è sotto di una rete. Esce adesso bene Parmigiani e c'è ancora un fischio del direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Asco. Tossani ancora a tentare di lanciare il capitano Callisti. Però una buona triangolazione che viene interrotta dall'Olfanz, una palla recuperata adesso bene a centrocampo da Bedogni. Serve ancora Maccagnani, il servizio di Benzelti per Maccagnani, leggermente troppo lungo, non riesce a controllare il numero 7 della formazione maglia nera, ricordiamo autore del gol del vantaggio al quarto minuto. Battuto il calcio di rinvio, c'è il colpo di testa per Ballini, ancora un tentativo di servire Varano, troppo lungo, può ripartire così Benzelti e tenta di far correre sulla fascia il suo compagno.
per la precisione Masi che non riesce a controllare. Rimessa in gioco adesso ancora per Lasco, pallone in tribuna per Tinti, un fuoricampo. Tenta di uscire adesso Lasco e ci riesce, ma Cagnani ora serve il numero 18 Bogliani, che gioca ancora su Bedogni. Ancora Maccagnani, adesso si invola verso il portiere, conclude, la palla termina in gol per la seconda rete di Maccagnani. Quando siamo a nemmeno al nono minuto del primo tempo, il punteggio è già di 2-0, doppietta per Maccagnani. Molto cinica Lasco, non ne sbaglia neanche una. Due occasioni, due gol per Maccagnani. E l'Olfanz adesso si fa veramente dura. Ha subito due reti Bussolari. La prima su una conclusione ribattuta, il successivo tap-in di Maccagnani, e la seconda su un preciso tiro di destro a incrociare dello stesso Maccagnani, che ha rubato palla all'altezza del tre quarti e si è involato. È evidente il 3-5-2 che schiera la formazione in maglia nera stasera, che dobbiamo dire funziona. Battuto il calcio di punizione, il pallone finisce direttamente tra i piedi dei difensori in maglia bianca. Lo controlla adesso Palmieri, che viene però fermato. C'è ancora un rilancio lungo, ma Cagnani segue molto da vicino il difensore del Olfanz, sperando in un errore che non avviene. Esce bene adesso Benzelti, tenta di servire sulla fascia Giorgetti che non arriva, controlla però adesso un altro pallone, il cross ancora a cercare il numero 27 Calisti, che si fa fermare per la terza volta in posizione irregolare. Nettamente in fuorigioco. Varano ancora per Maccagnani, che si gira e tenta di toccare con l'esterno. Servire Rossi che non arriva. Bussolari adesso al rilancio all'altezza del cerchio centrale, il pallone ancora ribattuto e poi intercettato da Benzelti. Comunque
lunga quel modello di spazio. Poi nuovamente in rimessa laterale che viene battuta dallo stesso Masi. Chiedono l'intervento dell'arbitro i giocatori della Allfans, che non è dello stesso avviso e lascia quindi proseguire. Scalise col numero 23 chiedeva il calcio di punizione. Adesso Masi va alla rimessa laterale, il tentativo di cross al centro, ancora il colpo di testa di Masi, stacca Varano, riesce a spizzare appena il pallone verso Maccagnani, esce sempre in maniera molto ordinata il Asco. Adesso una buona triangolazione e un tentativo di cross che viene però intercettato, e c'è il fischio del direttore di gara perché c'è un giocatore del Allfans che rimane a terra. Non riusciamo a vedere di chi si tratta perché abbiamo Maccagnani davanti alla visuale. Si tratta di Giorgetti, che si è comunque rialzato. L'arbitro riconsegna il pallone nelle mani, anzi meglio nei piedi della difesa dell'Allfans che lo manovra. Stavolta scatta in posizione regolare il numero 27, scarta anche il portiere e accorcia le distanze con un gran bel gol Callisti. La quarta volta riesce ad evitare la trappola del fuorigioco, mette a sedere Lippi e deposita in rete il 2-1. Accorcia quindi le distanze l'Allfans. Una bella partita fino a questo momento, siamo al quarto d'ora. Quindi Asco due reti, doppietta di Maccagnani, Allfans 1, Callisti. Varano adesso controlla il pallone, spalle alla porta. Un passaggio sbagliato per Scalise. Adesso Masi è costretto ad inseguire su Maccagnani, buona tecnica, il tentativo di mettere il pallone verso il centro dove c'era Varano viene però intercettato. Batti e ribatti adesso, Lasco ha accusato il colpo. Il servizio all'indietro adesso su Lippi. Che rinvia all'altezza del cerchio centrale, il pallone adesso è controllato dai suoi compagni di squadra. Conquistano una rimessa laterale dall'out di sinistra. Rossi interviene, però Masi mette di nuovo il pallone in fallo laterale proprio all'altezza della nostra postazione. Ancora una touche per i giocatori in maglia nera, ancora Rossi si incarica della ripresa del gioco. Attaccato, bravo! Tentativo di cross al centro, troppo tagliato, il pallone finisce tra le mani di Busolari che spinge in avanti i suoi e va al rinvio con i piedi. Un bel tentativo ancora, fermato però dal signor Tassinari per fuorigioco.
Può quindi battere il calcio di punizione. Lo fans lo fa verso Calisti, che si fa strappare il pallone. Adesso c'è un brutto intervento, perlomeno a vederlo da qui sembrava brutto, almeno da dietro. Niente di grave per fortuna. Comunque si riprende adesso il gioco. Benzelti ancora sul pallone, rilancia verso il centro del campo, dove tocca per un attimo Scalise. Il retropassaggio ancora verso Lippi, che riparte dai suoi compagni della difesa. Pallone rimbalza e Lippi lo afferra, lo rimette subito in gioco. Ballini adesso con Draulig, il quale va ad effettuare la rimessa in gioco sbagliando. Offre il pallone ai giocatori in maglia bianca. La palla finisce su Callisti, che conclude malissimo. Altrettanto male viene battuta la rimessa. La palla finisce comunque ancora in possesso dei giocatori maglia nera. Varano adesso subisce fallo. Calcio di punizione verrà battuto dall'altezza della linea di centrocampo, un metro e mezzo più avanti. Sbaglia però ancora una volta la battuta Ferri, favorendo il recupero dei giocatori dell'ASCO. Adesso c'è l'intervento del direttore di gara per un fallo su Calisti. L'arbitro intanto è andato a redarguire la panchina del All Fans. Tossani sul punto di battuta calcia direttamente in braccio a Lippi, senza difficoltà il numero uno della formazione in maglia nera. Serve il pallone ancora su Straulig, si libera egregiamente. Buona l'intenzione in questo caso, o meno la realizzazione del progetto per l'ASCO, che continua comunque a condurre per 2-1. Vi ricordo la doppietta per il numero 7 Maccagnani. Intervento ancora del signor Tassinari a comandare un calcio di punizione in favore dei giocatori in maglia bianca.
che sono sotto nel punteggio, vi ricordiamo, 2-1, e che sono ottavi in classifica con 20 punti. Quando siamo alla sesta del girone di ritorno di eccellenza, girone B. Benzelti ancora a calciare, stavolta colpisce male, favorisce il recupero dei giocatori in maglia nera, ma Cagnani adesso non controlla il pallone e subisce però un fallo. Mancato controllo che si era trasformato in una finta, ma Cagnani tentava di sfruttarlo e è stato messo giù. Calcio di punizione giustissimo. Buona fino a questo momento anche la direzione di gara del signor Tassinari, che è intervenuto bene. Ha lasciato giocare. Lancio al centro, smanaccia Bussolari. Poi la conclusione fuori misura per Varano. Rossi ancora alza un campanile che viene controllato ancora dal numero 8 Bedogni, regista della formazione in vantaggio. Adesso tenta di lanciare Rossi, che viene però anticipato al ultimo respiro praticamente. Batte malissimo questo calcio di punizione Tossani, direttamente in fallo laterale. Troppa fretta per l'Olfanz, che deve ragionare. Calissi in mezzo a due perde il pallone, Bedogni scambia ancora con Rossi, recupera ancora il passaggio di ritorno. Ancora un altro pallone per Bedogni, ne ha giocati veramente una quantità considerevole fino a questo momento, visto che siamo al 26esimo minuto. Intervento adesso scomposto di Giorgetti, che commette fallo, interviene quindi il direttore di gara a comandare un calcio di punizione che verrà battuto all'altezza della tre quarti di campo difensiva del ASCO. Si incarica Sraulig della battuta, lancio lungo, si muovono all'unisono gli avanti, tenta una girata, adesso Ferri sbuccia il pallone, e pallone che viene però recuperato ancora dal ASCO, e c'è adesso il fallo di mano, il conseguente intervento del direttore di gara. Scalise si lamenta, ci poteva stare anche un cartellino. Bedogni tenta di mettere in mezzo questo pallone che viene ribattuto ancora. Bedogni tenta di controllare con il petto, viene fermato Sraulig, adesso cerca di servire in profondità Bojani, che viene a sua volta anticipato, guadagnando comunque una rimessa laterale. Fase abbastanza statica adesso dell'incontro, dopo un avvio scoppiettante. Maccagnani adesso in area, serve bene il pallone per Varano, che prolunga ancora su Rossi, che tenta di colpire di testa e non riesce, ottiene comunque un calcio d'angolo che
verrà battuto alla destra dell'estremo difensore della formazione del Allfans, che è sotto di un gol quando siamo ormai al 28esimo minuto. Vi ricordo il punteggio: Olfan 1, Asco 2, reti di Marcagnani e Calissi. Adesso il calcio d'angolo viene battuto, c'è un intervento però del direttore di gara che comanda un calcio di punizione in favore del Allfans. Carica ancora Benzel T della battuta del calcio di punizione. Bene stavolta a scavalcare il centrocampo. Il colpo di testa all'indietro favorisce l'inserimento di Calissi in mezzo a due, è entrato in area ma controlla male il pallone. Vediamo se riesce sia a recuperare, ma poi perde sull'attacco dei difensori della squadra in maglia nera, che non riescono a disimpegnare però, favorendo ancora il recupero di giocatori in maglia bianca. Bedogni adesso serve su Bojani, che a sua volta serve su Marcagnani. C'è l'intervento in ripiegamento difensivo efficace. Bedogni ancora lui che manovra l'ennesimo pallone della partita. Ancora Marcagnani. Pelagalli adesso alza un altro campanile su cui non interviene Scalise. Ancora un pallone buttato, un colpo di testa che finisce in rimessa laterale effettuato da Fraboni. C'è adesso la trattenuta, il cartellino giallo. Sacrosanto questo per Benzelti. Anzi, per Parmigiani, non Benzelti. Battuto il calcio di punizione, interviene Benzelti, stavolta proprio lui, e Parmigiani adesso a liberare di testa. Bussolari ancora al rilancio coi piedi, scavalca il centrocampo, ancora una ribattuta ad alzare un campanile per la difesa e l'intervento del signor Tassinari a comandare un calcio di punizione per l'Allfans. Con Parmigiani alla battuta lunga, il pallone rimbalza in maniera insidiosa davanti alla porta, al limite dell'area. Interviene comunque Lippi, che non ha problemi a bloccare questo pallone. Lo rilancia adesso ancora verso gli avanti, ancora Ferri che ha macinato chilometri anche lui fino a questo momento. Masi adesso di fisico a strappare il pallone, lo perde successivamente. Ancora Bedogni tra due avversari. Il brutto intervento adesso di Giorgetti, che non sposta la gamba e si prende un giusto cartellino giallo. Matteo, prendi il pallone.
Swiss Draw League che si rialza, un po' claudicante, brutto l'intervento di Giorgetti che poteva spostare la gamba, non l'ha fatto e si è beccato giustamente un cartellino giallo. Bedogni adesso alla battuta lunga che finisce direttamente tra le braccia di Busolari. Palla altissima, Tossani adesso la controlla e la serve su Beselti. Pelagalli ancora in mezzo a Ferri e Varano, c'è l'intervento di Masi. Ancora una rimessa laterale, ancora Ferri, il bel controllo ancora di Bedogni che si conquista una rimessa laterale. Tentavano di giocare il pallone. Quelli dell'Olfanz ma non riescono perché il possesso è quasi costantemente per l'Asco. Ancora un intervento del direttore di gara a comandare un calcio di punizione in favore dell'Olfanz. Parmigiani ancora alla battuta lunga, ancora a cercare Calisti che non può arrivare su questo pallone. Ma Cagnani a scambiare ancora con Sdraulig l'intervento di Tossani. Palmieri smista su Benzelti che esce bene, palla al piede, ancora Tossani sbaglia il tocco, può controllare sulla ribattuta Parmigiani, un po' in difficoltà, il suo tentativo di lancio lungo viene ribattuto da Ferri. Rossi, adesso un buon pallone per Bedogni che sbaglia però il passaggio. C'è un intervento falloso adesso su Ballini. E ancora un cartellino giallo all'indirizzo questa volta del numero 23. Scalise. Battuto il calcio di punizione all'indirizzo di Rossi che corre senza guardare il pallone. Adesso c'è la rimessa laterale. Ancora Rossi a servire Varano e colpisce di testa, il pallone viene però ribattuto, Scalise tocca ancora con la testa, Tossani adesso vede la partenza di Calisti che però è in ritardo rispetto a Ballini,
lo costringe comunque a mettere il pallone in calcio d'angolo. Molto positiva anche la prestazione di Calissi al di là del gol. Schieramento con l'unica punta. Assistiamo adesso al calcio d'angolo che viene battuto dalla sinistra, c'è la spinta, si lamentano anche i tifosi. Ci sembrava comunque un normale contrasto e niente di più. Calcia basso, probabilmente sbaglia la battuta, infatti la difesa a vita facile. Adesso Tossani tenta di chiudere un servizio che non gli riesce e la mette direttamente a fondo campo. Quando siamo arrivati quasi al 40° minuto, il punteggio è sempre sul 2-1 per l'Asco. Le reti di Maccagnani, doppietta, e Calisti per l'Olfanz. Straulig adesso controlla il pallone e lo lancia lungo verso le due punte, che non riescono però ad intervenire. Adesso ancora Tossani a toccare il pallone di testa all'indirizzo di Bussolari. Rinvia male, il pallone può venire controllato quindi ai giocatori in maglia nera. Parmigiani adesso stop un po' laborioso, il rilancio lungo verso Calisti che viene però anticipato da Tinti. Ora Bedogni, il fallo su di lui. Ora Tinti sul pallone, calcia lungo Rossi con il petto su Varano, finisce così la prima frazione di gioco, il punteggio è di 2-1, le squadre quindi vanno negli spogliatoi a bere un tè caldo, noi ci vediamo per la seconda parte della gara. È tutto pronto quindi per la ripresa delle ostilità, si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Vi ricordo il signor Tassinari della sezione di Bologna. Partito questo secondo tempo, primo pallone manovrato dalla squadra in maglia bianca che è sotto di una rete, ossia l'Olfanz. Fraboni si lamenta con il pubblico, perde il pallone. Bojani adesso può portare avanti l'azione della squadra in maglia nera, adesso c'è un buon servizio di Maccagnani, Varano controlla il pallone in un primo tempo, poi riesce ad intervenire Bussolari in presa e far ripartire la squadra. Baglia adesso il servizio Benselti, favorendo ancora un'azione del Asco, che conquista anche un calcio di punizione all'altezza della linea del fallo laterale dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione.
La battuta termina direttamente a fondo campo, può controllare Bussolari senza problemi. Ancora un batti e ribatti adesso all'altezza del centrocampo, il pallone termina in rimessa laterale. Bojani si incarica della rimessa verso il numero 7 Maccagnani, che tenta di girarsi, l'intervento in scivolata e la conclusione bloccata da Bussolari, che era ben posizionato in questa occasione. Serve subito il pallone verso Benselti nel tentativo di trovare una ripartenza veloce. Scalise adesso sbaglia l'appoggio e favorisce il recupero di Varani. Bedogni, ora che ha giocato un gran primo tempo, ha toccato una quantità industriale di palloni, quasi tutti con buona qualità tra l'altro. Tinti adesso ha la spazzata lunga, colpo di testa di Parmeggiani, il pallone finisce ancora nella zona di Varano, c'è Beselti e Parmeggiani che possono controllare, quest'ultimo al rilancio lungo a tentare di servire Calisti, che viene comunque sovrastato da Tinti, che non è sicuramente un gigante in quanto ad altezza. Saliamo rega! Una rimessa sbagliata per Lasco, tentativo di controllare il pallone del nuovo entrato De Montis, che comunque la perde, ancora Bedogni adesso sul pallone. E la conclusione adesso di Beselti finisce lontano. La rimessa ancora del portiere della formazione in maglia nera arriva direttamente dall'altra parte del campo. C'è ancora un calcio d'angolo per i giocatori in maglia nera. C'è qualche problemino oggi con il server, purtroppo non dipende dalla nostra volontà. Comunque nel periodo non collegato non è accaduto praticamente nulla, c'è stata la battuta del calcio d'angolo da parte della formazione che conduce, cioè Lasco, che non ha comunque sortito effetti. Adesso il pallone può essere manovrato dalla Olfanz, che lo fa sulla fascia destra con Benselti che incespica sul pallone, si ferma, riesce comunque a rialzarsi, a servire su Tossani che sbaglia ancora. Interviene adesso la difesa del Asco con Rossi,
De Montis adesso la tocca male di testa, recupera comunque Fraboni, ancora De Montis sul pallone in progressione qui sotto la nostra postazione, il tentativo di cross viene ribattuto, ancora a servire Fraboni che sbaglia però il passaggio di ritorno verso lo stesso De Montis, regalando così una rimessa laterale in zona difensiva per l'Asco. Bravo Tito, dai che presa, bravi rega. Il tentativo adesso di tiro cross da parte di Fraboni che stava per beffare Lippi, che è bravo però a recuperare la posizione, un po' claudicante già dal primo tempo l'estremo difensore della formazione dell'Asco, rimette comunque il pallone in gioco, ancora Benzelti a tentare la progressione, il lancio ancora lungo, il pallone rimbalza davanti a Lippi che agevolmente lo fa suo. Non ha nessuna fretta di rimettere il pallone in campo il portiere della formazione in vantaggio. Il colpo di testa adesso di Parmegiani che recupera poi molto bene su Varano, che era in netto vantaggio, con uno scatto bruciante Parmegiani riesce a conquistare il pallone. Adesso ancora una rimessa laterale che verrà battuta proprio sotto la nostra postazione. De Montis lascia l'incarico ancora a Fraboni con il numero 4 che la serve verso lo stesso De Montis, che si libera di un altro avversario e serve su Tossani che sbaglia però l'ennesimo pallone. Lascia scorrere adesso Fraboni la palla e guadagna una rimessa laterale che effettuerà lui stesso verso lo stesso De Montis, che si libera in maniera irregolare a giudizio del signor Tassinari, conquista così un calcio di punizione Straulig, autore anche lui di una buona gara fino a questo momento. Bedogni si avvicina per ricevere il pallone. Arriva il cartellino giallo per il numero 2 Straulig da parte del signor Tassinari. Doveva cambiare la posizione, Straulig ha perso troppo tempo per parlare con l'allenatore ed è stato quindi ammonito dal direttore di gara. Un po' severo adesso l'arbitro. Tinti adesso a lanciare lungo Parmegiani, gira il pallone verso Benzelti, tenta di far partire ancora Tossani. Maccagnani adesso si rivede anche lui, non aveva toccato palloni fino a questo momento, l'autore dei due gol. Lancio per Bogliani a troppo lungo, Fraboni adesso può manovrare, tenta di servire ancora su De Montis ma interviene Rossi. Ancora Bedogni che stavolta però viene fermato dallo stesso De Montis, che si guadagna gli applausi del suo pubblico per questo intervento. Ancora Rossi a servire l'altro Lippi, Massimiliano. Tentativo ancora insidiosissimo e inaspettato, riesce comunque a cavarsela in qualche modo Bussolari, un tiro dalla tre quarti che stava quasi per beffare l'estremo difensore della formazione del All Fans.
si arrabbia adesso il numero 18 della formazione in maglia bianca, si tratta di Cantelli. Ottiene comunque un calcio di punizione battuto ancora dal solito Parmigiani, che va a tentare il servizio su Calisti, che viene però anticipato proprio sul più bello. Ancora un rilancio a spazzare che finisce in fallo laterale, la battuta viene effettuata ancora su De Montis che viene messo giù, l'arbitro però non se ne avvede, lascia proseguire l'azione, il pallone dunque termina in fallo di fondo, ci sarà la rimessa che verrà battuta da Tinti. E calcio all'altezza del cerchio centrale, va a lottare Varano contro due alla meglio, ma poi sugli sviluppi viene assegnato il calcio di punizione ancora in favore dell'ASCO, che verrà battuto dal solito Tinti per il solito Bedogni, che serve ancora su Rossi, che viene però fermato questa volta in fallo laterale, ancora una rimessa che verrà battuta proprio qui sotto la nostra postazione. Intanto c'è un sostituzione, entra col numero 20 Gamberini, esce Boiani con il numero 18 nelle file della ASCO. Ancora Rossi alla battuta di questo fallo laterale, tentava di servire Lippi, la palla termina ancora in fallo laterale, ancora una volta in favore del ASCO. Adesso Lippi a lottare in mezzo a due avversari, ottiene una rimessa laterale, non era facile, buono il movimento e anche l'inserimento in partita del numero 10. Parmigiani adesso al rilancio all'altezza del cerchio centrale, anticipato De Montis, può comunque tentare il controllo Scalise. Adesso c'è l'intervento del direttore di gara che assegna un calcio di punizione proprio in favore dei giocatori in maglia bianca per l'intervento precedente. De Montis adesso ha ricevuto il pallone da Fraboni, che si sovrappone ma viene ignorato fino a questo momento in cui Scalise prova a servirlo. Adesso però il pallone è in possesso di Rossi, che poi subisce fallo dallo stesso Fraboni. Ora Rossi a calciare la punizione, raso terra, il pallone adesso è in possesso di Lippi, che viene attaccato da due avversari, riesce a cavarsela in qualche maniera. Adesso c'è il tentativo di Gamberini di far partire Maccagnani, che però era in fuorigioco. Ancora Parmigiani a calciare la punizione, ancora lunga verso De Montis, che lotta con Rossi e allarga poi le braccia all'indirizzo del direttore di gara. De Montis adesso entra in area, tenta lo slalom ma viene però fermato da Tinti, autore anche lui di una buona prestazione difensiva. Seguiamo adesso la battuta di questo calcio d'angolo. Fraboni dalla bandierina. Pallone basso, a vita facile la difesa dell'ASCO nella ribattuta.
Ancora una rimessa laterale battuta da Fraboni all'altezza dell'out di sinistra, a servire ancora De Montis che conquista bene il calcio d'angolo. Si caricherà lui stesso di battere. Parabola spiovente, il tocco di testa è di Beserti, nessun problema però per Lippi. Rimette in gioco il pallone con le mani verso Sdraulig, che serve su Ferri. Tentativo di accendere Bedogni, il colpo di testa di Fraboni a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa verrà battuta ancora dal numero 13 Rossi. Intervento adesso imperioso di Cantelli. Ancora un fallo laterale comunque in favore della squadra in divisa nera. Bedogni lascia l'incarico ancora una volta a Rossi, che serve su Varano. Il movimento di Lippi che viene servito con una buona conclusione, troppo centrale però, bello da sottolineare il servizio di Varano per l'inserimento di Lippi in semigirata. Spalle alla porta. Adesso può manovrare Lasco e lo fa con Fraboni sulla fascia sinistra. Il buon servizio adesso di De Montis verso Scalise, che lascia scorrere il pallone, la mette in mezzo, arriva a botta sicura Calisti e la mette incredibilmente fuori. Questa era una palla gol nitida, lasciato colpevolmente da solo Calisti. Raccoglieva il servizio di Scalise, morbido anche quello, dormita qui della difesa dell'Asco, che ha rischiato veramente di subire il pareggio. Ancora De Montis, autore di una ottima prestazione fino a questo momento. Scalise adesso va a commettere un intervento falloso su Rossi, che rimane a terra. Si stringono la mano i due adesso. Rossi va alla battuta del calcio di punizione. Pallone lungo a scavalcare il centrocampo. Palmieri la tocca di testa, Tossani, poi ancora Palmieri a scaraventare, ancora un pallone in avanti, a tentativo di accendere Calisti che non riesce. Chiama il cambio intanto la panchina dell'Asco con il numero 19 Banorri, anzi del Olfanzi. Esce Masi, entra Sicignano con il numero 19. Spagliano la battuta della rimessa, Maccagnani insegue il pallone, arriva ancora con molta decisione il numero 18 Cantelli a scaraventare il pallone in tribuna. La sostituzione adesso è tra le file dell'Asco, esce Varano e al suo posto con il numero 11 Kudemi. Così alla battuta, ancora interviene De Montis di petto, non riesce però a proseguire l'azione, viene fermato. Tossani adesso la tocca ancora verso Fraboni, che gira il pallone dove, in una zona dove non c'è nessuno se non Rossi, Bedogni,
riceve e conquista una rimessa laterale per l'intervento del numero 4 Fraboni. Rimessa battuta ancora malissimo, palla direttamente in fallo laterale. Fraboni a battere ancora sul solito De Montis, che viene steso e stavolta c'è l'intervento del direttore di gara a comandare un calcio di punizione. Fraboni scaglia questo pallone a centro area, esce bene Lippi, subisce anche un fallo. Quando siamo quasi al 25esimo minuto del secondo tempo, il punteggio è bloccato ancora sul 2-1, le reti tutte nella prima frazione di gioco: Maccagnani, doppietta per Lasco e Calisti per l'Olfanz. Lo stesso Maccagnani adesso controlla e serve di testa un buon pallone che però non viene finalizzato, almeno in un primo momento. Poi ancora Bussolari ha una indecisione che poteva costargli cara, si stava avventando sul pallone col numero 10 Lippi, riesce comunque a recuperare la sfera il portiere, a rinviare De Montis ancora molto aggressivo. C'è ancora un intervento palloso sullo stesso De Montis di Ballini, che riceve un cartellino giallo. Assassino! Sono le proteste adesso, le polemiche tra Fraboni e Bedogne Ballini. Con Tassinari che ha i cartellini in mano, in particolare quello rosso. Antonio, roba tua, Antonio! Dai, Antonio! Pensavamo che appuntasse anche qualcun altro sul suo tabellino il direttore di gara. Scalise e Fraboni adesso sul punto di battuta. Rimane però soltanto il numero 23 Scalise, che calcia alto a cercare dall'altra parte Cantelli, che non riesce a controllare. C'è il calcio di punizione adesso in favore dell'Asco. Benzerti adesso non riesce a intervenire, Maccagnani sì. Il fuorigioco però fischiato ancora dal direttore di gara. Al di là dei due gol, davvero una grande prestazione per Maccagnani. Parmigiani batte questo calcio di punizione direttamente in fallo laterale. Allargati pure, che si allarga la difesa appena entriamo in possesso di palla.
Bedogni all'altezza del cerchio centrale a manovrare il pallone, serve adesso buon pallone per Kudemi che la mette in mezzo e si fa anticipare all'ultimo momento Maccagnani che non riesce così a siglare la tripletta. Sarebbe stato sicuramente più difficile sbagliare che metterla dentro da quella posizione. C'è stato l'anticipo di Parmigiani veramente all'ultimo secondo. Quando Maccagnani pregustava già la conclusione. Traulig adesso lascia sfilare il pallone guadagnando così una rimessa che andrà ad effettuare lui stesso. Una buona partenza adesso di Benzelti che supera addirittura tre giocatori, serve il pallone in mezzo e una conclusione che sembrava buona ancora per Calisti e termina invece al lato di non poco. Tinti adesso a lanciare lungo, trova però Benzelti che controlla l'altezza del cerchio di centrocampo, tenta di servire, ci riesce Scalise, Calissi, Fraboni, sbaglia però la misura del passaggio, il numero 4 del All Fans, regalando così la palla a Lippi che la raccoglie dal fondo del campo. Potrà servirla per la rimessa di Tinti. Palmieri tocca il pallone in rimessa laterale, ancora il solito Rossi lì. Controlla, poi viene messo giù da Palmieri. Purtroppo non riusciamo a vedere, sembra che però si sia fatto male Lippi che non possa proseguire. Si è girato quando si è appoggiato. Vuole ghiaccio! Vediamo, è la punta di ghiaccio! Non appoggiato! Non ce l'hai il ghiaccio, guarda che si è appoggiato! Si è girato in ginocchio! Zoppica vistosamente Lippi, non riesce a restare in campo. Ma ora,
Abito a tempo, eh! Abito! Tempo, eh! Abito! Tempo! Era Manorri, Manorri col numero 19 al posto di Lippi infortunato. Bedogna la battuta, sbaglia il cross, finisce il pallone, finisce comunque sulla testa di Maccagnani, che tenta di servire proprio il nuovo entrato, che viene però anticipato, recupera comunque il pallone Lasco con Rossi. Adesso il tentativo di controllo di Kudemi, che fa rimbalzare il pallone contro un difensore, conquistando così una ennesima rimessa laterale. Battuta ancora da Rossi verso Maccagnani, che viene però anticipato da Parmeggiani in scivolata. Il tentativo adesso ancora di liberare Maccagnani, che però in posizione di offside, può rimettere così il pallone in campo. Bussolari lo serve su Besetti e scambia con Tossani, riprende adesso il controllo del pallone, lo serve su De Montis, che ha cambiato zona di campo e subisce fallo. Comincia ad abbassarsi anche la temperatura qui al Bernardi. Quando mancano poco più di 10 minuti al termine dell'incontro, che vede ancora avanti Lasco per 2-1, il gol nel primo tempo di Maccagnani, doppietta per lui. Ha rischiato anche la tripletta Maccagnani, è stato anticipato proprio all'ultimo istante. Adesso c'è il gesto di stizza per il calcio di punizione assegnato ai giocatori dell'Asco da parte di Besetti. Tenta di guadagnare qualche metro adesso l'Asco, nello specifico con solito Tinti, che va alla battuta. Besetti adesso contrasta bene Banorri, che perde il pallone ma lo recupera ancora e poi tenta di liberarsi con un numero che gli fa conquistare un calcio di punizione all'altezza, poco più avanti della linea di centrocampo. Battuto il calcio di punizione all'indirizzo di Maccagnani, che riesce in uno slalom e mette in mezzo il pallone per Banorri, che conclude. La conclusione viene ribattuta, può uscire alla fine Bussolari e consegnare di nuovo il pallone a Besetti, che lo gira dall'altra parte a servire De Montis, che è tornato sul settore di sinistra, controlla ancora il pallone, poi lo perde ancora Bedogni, serve bene su Kudemi, che la gira ancora bene
su Rossi, tenta di intervenire Tossani, lo fa Parmegiani, il tocco di Benorri per lo scatto di Maccagnani che viene però anticipato ancora da Benzelti, che serve il pallone all'indietro verso Bussolari, che è costretto ad un rilancio con i piedi, controllato ancora dai giocatori dell'ASCO. Adesso il servizio sbagliato, non riesce comunque ad intervenire Fraboni, Bedogni, quindi gira ancora il pallone all'indirizzo di Banorri che la tocca e Maccagnani è in fuorigioco, quindi Beserti può ripartire, sbaglia ancora il tocco, interviene per un attimo Maccagnani, viene però ancora fermato, ancora il pallone tra i piedi adesso dei difensori dell'ASCO, di Tinti per la precisione, che spara in fallo laterale a liberarsi dalla pressione. Beserti ancora per Parmegiani, tenta di girare il pallone, interviene però Kudemi adesso ancora a servire Banorri. Kudemi tenta lo scatto in posizione irregolare, ancora una volta l'intervento del signor Tassinari che segna il calcio di punizione per l'offense, già battuto il controllo al volo di De Montis, si allunga troppo il pallone, riesce ad intervenire quindi la difesa e adesso il pallone viene controllato da Gamberini che lo serve a Banorri, ancora su Bedogni che era scattato sulla linea dell'out di destra per chi attacca, viene però fermato dal fischio del direttore di gara che rileva una posizione irregolare. Parmegiani quindi adesso sul pallone, intanto zoppica Fraboni proprio davanti alla sua panchina. Interviene ancora il direttore di gara in questo momento per assegnare un calcio di punizione in favore della squadra in maglia bianca per l'intervento falloso ai danni di Calissi. La punizione viene battuta, Beserti adesso la gira verso De Montis in area di rigore, si fa toccare il pallone in calcio d'angolo. Si incaricherà lui stesso di calciare col sinistro al centro dell'area, la palla viene ribattuta e messa fuori area dai giocatori in maglia nera. Beserti ancora tenta di controllare il pallone, lo difende, poi lo perde, c'è l'intervento di Banorri e il fischio del direttore di gara a segnalare un calcio di punizione in favore dei giocatori in maglia nera. Quando siamo ormai quasi al 40° minuto ci sarà probabilmente un po' di recupero anche per l'infortunio occorso a Lippi. Ancora Tinti alla battuta lunga, tenta di far partire i suoi che sono in fuorigioco, tutti praticamente gli attaccanti, e quindi il calcio di punizione stavolta dall'altra parte viene battuto da Parmegiani. Vanno a lottare adesso, Beserti strappa di forza un pallone, poi subisce anche fallo. Siamo giunti alle battute conclusive, il punteggio è sempre ancorato sul 2-1. Il calcio di punizione adesso verrà battuto all'altezza della tre quarti campo. Il tentativo a metà tra un cross e una conclusione che si spegne all'altezza della bandierina. Vai, vai, vai.
Alberto! Allora? Dai! Cantelli adesso salta ancora, il pallone finisce ancora a Benorri che la gira bene, questa volta su Maccagnani che tenta di controllare, viene chiuso nella morsa tra Parmeggiani e Beselti che riescono a liberare il pallone. Ancora Parmeggiani, ancora un tentativo di servire De Montis che controlla l'ennesimo pallone della sua partita. Parte sulla fascia destra, tenta di convergere, crossare. Buona azione questa del numero 10 che viene interrotta dal colpo di testa del numero 13 Rossi, anche lui autore di una prestazione veramente da sottolineare anche solo per i chilometri percorsi. Mi raccomando, tienilo Tito, battuta il calcio d'angolo, conclusione di Callisti che non impensierisce Lippi e la lascia scorrere alla sua sinistra e la porge adesso a Tinti che andrà a calciare l'ennesimo rinvio dal vertice sinistro dell'area piccola. Tinti calcia lungo direttamente in fallo laterale. De Montis si propone per ricevere questo pallone, lo fa e tenta di andarsene via sull'out di destra, ci riesce, si gira ancora una finta per lui, il pallone al centro e la traversa. Il pallone rimbalza sulla traversa, una traiettoria strana. Bedogni si libera ancora bene di Cantelli, poi sbaglia l'appoggio e favorisce l'intervento di Tossani che a sua volta sbaglia. C'è ancora però il fallo laterale battuto da Palmieri. Calise, Cantelli adesso tenta di servire Fraboni, sbaglia la misura del passaggio e ci sarà dunque la rimessa laterale ancora in favore della formazione in maglia nera. Ora Rossi alla battuta di questo fallo laterale. Fraboni rimette in gioco il pallone che viene intercettato e arriva il fischio finale del direttore di gara, il punteggio quindi è di 2-1, Lasco vince questa partita e conquista i 3 punti, una bella gara comunque e speriamo che l'infortunio occorso a Lippi non sia troppo grave. Noi, sperando che vi siate divertiti anche questa sera, vi lasciamo, vi diamo la buonanotte e vi invitiamo a seguire ancora il calcio e tutti quanti gli eventi WISP sul nostro portale. Grazie mille, buonanotte.